Buonasera e bentornati a questa diretta con cui vi accompagneremo nel corso della notte per quel che riguarda lo spoglio dei voti per il nuovo sindaco di Milano. Abbiamo già avuto alcuni risultati, ovviamente risultati di massima, quindi che non sono ufficiali, ma un dato ufficiale ce l'abbiamo, lo potete vedere adesso nell'infografica, ovvero il dato sull'affluenza effettiva, che è di 54,7%. Questo significa che va molto in contrasto con quello che è successo invece nel 2011, in cui l'affluenza fu del 67,6%. Noi abbiamo parlato con Paladini, che è candidato al Consiglio Comunale con Sinistra per Milano, che ci ha spiegato sostanzialmente la differenza dell'affluenza alle urne. Innanzitutto ovviamente la disaffezione politica nei confronti dei principali partiti, ma anche per il fatto che si sia respirata un'aria diversa. Nel 2011 governava la destra e c'era questo spirito rivoluzionario da parte della sinistra milanese di poter appunto tornare a governare la città dopo 20 anni di centrodestra. Quest'oggi invece, nella campagna elettorale che diciamo, è partita di fatto dal mese di febbraio fino ad oggi, è stata più una riconferma, cercare di riconfermare il lavoro svolto negli ultimi 5 anni di amministrazione. Beh, gli elettori hanno risposto positivamente, almeno per quel che sembra, secondo gli exit poll, nel senso che Giuseppe Sala, che rappresenta appunto il centro-sinistra, è il candidato, diciamo, che ha ricevuto più voti rispetto ai suoi contendenti. Io continuo nel frattempo a guardare i messaggi che ci inviate, cercando di potervi rispondere. Ad esempio, Mike Schicking ci scrive: valutando che sia Sala che Parisi hanno idee di destra, dovranno astenersi. Io credo di non aver capito sinceramente esattamente la domanda. È vero che sia Sala che Parisi rappresentano due centri destra da una parte e sinistra dall'altra. Che cosa si intende? Che non ci sono delle idee estreme, non esiste, non c'è una destra estrema e una sinistra estrema. Il programma elettorale è più o meno speculare. Certo è che da una parte trovi il Partito Democratico e dall'altra parte invece Forza Italia e la Lega Nord, quindi sostanzialmente è comunque una sorta di bipolarismo. Per rispondere appunto a quello che ci scrive Mike Schicking, come sempre io vi invito a scriverci in chat, scriveteci in chat, scriveteci nei commenti, sui social, avremo altri ospiti. Ci è arrivato ancora un'altra domanda. Sì, grazie per il servizio che state facendo. Quanto il Movimento 5 Stelle sarà importante al ballottaggio? Beh, innanzitutto vi ringrazio per il commento, ringraziamo noi voi per seguirci. Noi cerchiamo sempre di rendere un servizio ai cittadini milanesi e cercheremo di accompagnarvi nel miglior modo possibile appunto al dato definitivo che si raggiungerà questa notte. Per quanto riguarda l'importanza del Movimento 5 Stelle al ballottaggio, l'abbiamo detto, abbiamo parlato con gli ospiti che abbiamo avuto tramite telefono, con i nostri contatti. Non sappiamo quanto sarà importante effettivamente, perché certo c'è quella tentazione da parte di qualche esponente del Movimento 5 Stelle, da parte di qualche elettore, di andare a votare Parisi per poter fare uno sgarbo al centro-sinistra, quello che per esempio ci ha fornito la Daddona, che è, ricordiamo essere consigliere comunale, candidata, scusate, al Consiglio Comunale come Fratelli d'Italia, che ha affermato che qualora si andasse al ballottaggio il centro-destra vincerebbe. E quindi questo sarebbe come per dire che il Movimento 5 Stelle confluirebbe appunto in quella parte politica. C'è anche chi invece afferma che il Movimento 5 Stelle banalmente si prenderà un weekend di relax e quindi si asterrà rispetto alle votazioni. Abbiamo un nuovo ospite che possiamo chiamare in questo momento. Come al solito noi facciamo tutto in diretta, quindi chiameremo in questo momento Marco Osnato per Fratelli d'Italia. La regia mi dice che è candidato per il municipio, se non erro. È candidato per il comune, ok, mi dicono che è candidato per il comune, lo stiamo cercando. Pronto? Buongiorno, Sì. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buonasera, buonasera. Allora, io partirei da una domanda in relazione appunto ai risultati che si sono ottenuti questa sera, almeno ai primi sondaggi rispetto all'exit poll. Che cosa ne pensa? Avete raggiunto un risultato, diciamo, sulle aspettative? Beh, io ho visto degli exit poll, le prime proiezioni che riguardano solo le coalizioni, quindi come coalizione mi sembra che più o meno, anche se stiamo parlando ancora di dati molto parziali, sia più o meno quello che si immaginava da tempo, e io sono convinto che sicuramente con i dati sempre più definitivi si possa migliorare, perché è chiaro che tutti i sondaggi fino adesso per l'analisi dei flussi elettorali stavano a dimostrare che Sara era più forte nelle sezioni del centro, del semicentro, chiamiamolo così, mentre per Parisi quelli un po' più periferico, semiperiferici, quindi sono di solito sono quelle che arrivano più tardi come dati, quelle semiperiferiche, quindi contiamo di assestare un po' meglio il risultato. È chiaro che tutti quanti sappiamo che la battaglia vera si avrà nel ballottaggio. Ecco, a proposito di ballottaggio, abbiamo prima parlato con una sua collega d'Addona che ci ha riferito che qualora si andasse al ballottaggio la destra sarebbe più favorita rispetto che al centro-sinistra. È d'accordo anche lei? Beh, spero che quello della d'Addona sia, oltre che un auspicio, sia anche una situazione abbastanza reale, nel senso che evidentemente noi abbiamo creato una squadra molto coesa in questa campagna elettorale e siamo convinti che il fatto che si vada al ballottaggio confermi che la sinistra non è questa macchina da guerra che Sala dipingeva, e quindi siamo convinti di poter galvanizzare un po' di più i nostri elettori rispetto a quelli di sinistra, che magari invece ne usciranno un po' sconfortati. Lo dico perché credo che il ballottaggio si risolva non con chi cattura più voti di altri, ma con chi riesce più a portare a votare ancora le proprie truppe, chiamiamole così. Ecco, non credo, quindi, questo per dire che non credo che 5 Stelle siano determinanti. Non immagino una scelta di campo dei 5 Stelle, credo che molti di questi non votare, tra quelli che andranno a votare più o meno siano abbastanza equanimi tra centrodestra e centrosinistra. Ecco, l'affluenza è stata minima, nel senso che sono andati a votare, il dato ufficiale, il 54,7%. Perché? Sì. Perché continua ad esserci questa disaffezione politica anche Guardi, in una città... questo è un dato... Ah, scusi, credevo avesse terminato. No, prego, mi dica. No, io questo è un dato che a me non sorprende per niente, nel senso che essendo da mesi in mezzo alle piazze, ai mercati e quant'altro, mi sono assolutamente accorto che la gente di questa, scusi anche la durezza, di questa elezione non gliene fregava niente, ecco, proprio ce ne siamo accorti terribilmente, magari quando ti stavano un po' ad ascoltare un po' più si appassionavano, ma c'è una disaffezione e una delusione verso le istituzioni, verso la politica, che è assoluta. Di questo la politica ha molta colpa, ne hanno molta colpa però anche gli organi di informazione che dipingono sempre la politica come il crogiolo di tutti i mali, ne ha un po' colpa questo governo che anche con queste riforme fa pensare che la politica sia inutile, basti un uomo solo al comando. Ecco, invece per quanto riguarda, le faccio una domanda per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, che a Milano sembra non ottenere meno di quanto ci si aspettasse, mentre per esempio con i dati che abbiamo ricevuto da Roma sembra che Virginia Raggi sia la candidata super. Lei ci sa dare un motivo per cui c'è questa differenza? Sì, io lo spiego dal mio punto di vista abbastanza tranquillamente. Virginia Raggi è un candidato tipico per i 5 Stelle, nel senso che è un candidato chiaramente definito, con una sua struttura personale autonoma anche rispetto al partito, identificabile, e quindi crea anche delle emozioni a prescindere da Grillo e dalla protesta politica. E io non ho conosciuto personalmente, pur sono 3 mesi che faccio campagna elettorale, il candidato Corrado di Milano. Non credo che sia una bravissima persona, e alle poche interviste che ho visto mi sembra anche di essere capace, ma nessuno si è identificato in lui, così è capitato in altre realtà. Quindi quando non c'è un voto politico di protesta forte, che a Milano
non è evidentemente sentito nel come necessario, i 5 Stelle ovviamente stanno in quella dimensione che diceva lei poc'anzi. Certamente, le faccio giusto un'ultima domanda. Secondo lei qual è stato il punto della campagna elettorale, il punto del programma elettorale che ha permesso alla vostra coalizione maggiormente di raggiungere un risultato che comunque è importante, perché stiamo parlando di sfiorare il 40%? Sì, il nostro diciamo, plus, come si dice in termini così quasi commerciali, è stato avere innanzitutto un candidato che ha suscitato molto entusiasmo, che si è dimostrato subito come il collante di una coalizione che fino a poco prima era molto divisa, al contrario invece del centro-sinistra, dove il candidato Sala ha dovuto passare per delle primarie laceranti. In più noi abbiamo dato ai milanesi l'idea di uscire da questa cappa ideologica che in questi 5 anni ha veramente costretto Milano in una situazione, a nostro modo di vedere, assolutamente di brutta governabilità. Quindi abbiamo dato l'idea che Milano potesse tornare a essere un po' più libera e di sprigionare le proprie energie. Ho capito, guardi, le dico solo un'ultima cosa, perché ci arrivano in diretta dei messaggi da parte dei nostri ascoltatori, no? E più di un cittadino ci chiede, però Parisi e Sala sono più o meno la medesima cosa, nel senso che presentano un programma elettorale più o meno identico. Lei è d'accordo su quanto... No, non è assolutamente vero, né dal punto di vista del programma elettorale, né dal punto di vista della valenza della squadra che sorregge le squadre che sorreggono i diversi candidati. Faccio l'esempio, un esempio su tutti, le tasse. Pisapia ha ammazzato Milano di tasse, Sala non è riuscito a prendere distanze da queste politiche fiscali. Parisi ha subito detto che entro 5 anni torneremo alla pressione fiscale ante 2011. Un altro esempio può essere la sicurezza, noi l'abbiamo detto subito, prevenzione, militari nelle strade, videosorveglianza, controllo e chiusura dei centri sociali abusivi, contro l'abusivismo nelle case popolari e quant'altro. Questo Sala non è riuscito a spiegarlo bene, anche se ha tentato di scimmiottarsi, perché evidentemente all'interno della sua squadra c'è ancora tutta quella sacca che in questi 5 anni ha permesso che invece centri sociali abusivi e case popolari fiorissero serenamente. Perfetto, io la ringrazio per essere stato qui con noi, ci possiamo magari risentire poi per commentare i risultati. Va bene, okay, grazie, arrivederci. Noi salutiamo, appunto, ringraziamo Osnato per Fratelli d'Italia, candidato al Consiglio Comunale. Nel frattempo io continuo a ricevere alcuni messaggi in diretta da parte dei nostri ascoltatori, vedo molti commenti rispetto ai ringraziamenti di quello che stiamo facendo. Io ripeto, ringraziamo noi voi per continuare a seguirci, stiamo cercando di rendere il servizio il meglio possibile e vi accompagneremo fino a quando sapremo effettivamente quali saranno i voti ufficiali di queste elezioni amministrative. Elezioni amministrative importanti perché sono uno spartiacque della politica italiana. Ricordiamo che ad ottobre si voterà un importante referendum e ovviamente i comuni, dipendendo appunto dal colore politico che i comuni avranno, si svilupperà un certo tipo di campagna. Per quanto riguarda i dati relativi ai vari candidati, siamo rimasti ancora al secondo exit poll, quindi a breve dovrebbero cominciare appunto ad uscire i primi dati ufficiali dello spoglio. Comunque sia, diamo per certo che tra 2 settimane ci sarà il ballottaggio tra Sala e Parisi. Allora, noi intanto abbiamo anche il risultato definitivo dell'affluenza per quel che concerne i comuni facente parte della provincia di Milano. E salta subito all'occhio, lo stiamo facendo in diretta, quindi non è preparato, che la città, il paese che ha avuto il maggior numero di votanti risulta essere Rosate con il 68,77% dei voti. Mentre per quanto riguarda la minima, invece, è
Ci dispiace doverlo ammettere, ma il minimo è stato proprio Milano con il 54,7%. Quindi Milano, per quanto riguarda tutta la provincia, resta la città con il minor numero dei voti, dove a vincere è stato l'astensionismo. Io continuo intanto a tenervi aggiornati anche su quello che succede nelle principali città italiane. A Roma, come già dicevamo prima, la Virginia Raggi è molto avanti rispetto ai suoi concorrenti, con una percentuale tra il 34 e il 38%, segue Giachetti per il Partito Democratico con una percentuale tra il 21,5 e il 25%, e terza posizione per Giorgia Meloni, che rappresenta, diciamo, la destra più, diciamo, la destra che è sorretta da Fratelli d'Italia e dalla Lega Nord. Per quanto riguarda invece Napoli, come dicevamo prima, 39-43% per De Magistris, che è una sinistra, una lista civica, diciamo, diversa rispetto al Partito Democratico, che invece è al terzo posto con Valente tra il 18 e il 22, e segue al secondo posto Lettieri con il 21,5-25,5%. Vi do l'ultimo dato, che invece riguarda Torino. No, di Torino ancora non abbiamo delle informazioni, quindi io direi che possiamo lasciarci un attimo. Continuiamo a discutere rispetto a quello che sta succedendo a Milano in questi minuti, appunto, di ansia, di agitazione. Abbiamo sentito anche candidati agitati, nel senso che ovviamente sono elezioni molto sentite da parte del centro-sinistra per continuare un'amministrazione, quindi dare una continuità ai 5 anni di Pisapia, e per un centrodestra che invece si vuole riprendere Milano. Noi ci rivediamo tra poco con ulteriori notizie, novità e appunto appuntamenti telefonici.